Sean Farrell il 25 anni fa insieme a Pino Lombardo hanno deciso di fondare l'Accademia di Musical e da 25 anni si cresce insieme ai ragazzi e si cerca il più possibile di dare a loro la possibilità di arrivare sul palcoscenico pronti, consapevoli e coraggiosi. Io sono entrata 3 anni fa che ero una sognatrice, sognavo appunto di diventare una performer e facevo canto, danza e recitazione a livello amatoriale e ho deciso di iscrivermi facendo l'audizione, superando varie prove per avere la possibilità di trasformare la mia passione in un lavoro. È un percorso duro di formazione dove però gli insegnanti, mi piace usare questa metafora, ti tengono per mano. Spring Awakening è uno dei 3 titoli presenti nel Summer Musical Festival di quest'anno, prodotto dalla BS&T appunto. È stata una grande opportunità ma anche una grande responsabilità per degli attori in erba come noi. Sono vicende, come dicevo prima, che vedono i giovani protagonisti in rapporto a un mondo adulto ambientato nell'Ottocento, pieno di tabù, di giudizi e di freni. Cosa si fa in BS&T per prepararsi a uno spettacolo? Allora, innanzitutto Si fanno i cast, si fanno delle audizioni all'interno dell'Accademia come se fossero audizioni fuori. Viene affrontato il testo, c'è il periodo di allestimento, delle coreografie, dei cori, della regia in cui si montano le scene, si affronta lo studio sul personaggio e poi si va a teatro pronti per prepararsi alla generale. Infatti sono vestito da Moritz Stiefel, pronto per la generale di questa sera, per prepararsi appunto alle repliche. Bisogna sentire la passione, avere il talento, ma soprattutto avere il coraggio e la determinazione di riguardare il proprio carattere, imparare a gestire il proprio corpo in scena, imparare a gestire le emozioni. Quando si arriva a teatro è tutto un po' un garbuglio, bisogna stare sull'allerta perché ci sono le luci, ci sono le entrate, le uscite, la scenografia da gestire, le coreografie, le posizioni da vedere, quindi bisogna essere smart e veloce sul pezzo. Fare il performer di musical, l'attore di musical, è un vero e proprio lavoro e purtroppo questa cosa non è spesso capita, soprattutto in Italia. Il talento va bene, la passione va benissimo, la tecnica va ancora meglio, ma la disciplina, il senso del rispetto, del dovere in quello che si fa, io penso che sia veramente quello che ci faccia dire questo è un lavoro. La BS&T mette in scena i ragazzi, noi puntiamo tantissimo su questo. Dà la possibilità ai ragazzi proprio di sperimentare con mano che cosa vuol dire stare sul palcoscenico e mettere insieme tutto quello che loro imparano durante i 3 anni. Non c'è cosa più bella di salire sul palcoscenico e vedersi la platea davanti e salire con i tuoi compagni di classe con cui hai vissuto questo percorso per 3 anni e vivere lo spettacolo e vedere tutti i tuoi sacrifici poi svilupparsi in un musical che poi è quello per cui abbiamo studiato.